Ciao ragazze, allora per fare le fettine di arancia dobbiamo disporre di tre colori per formare ovviamente le tre gradazioni di arancione. Allora ci servirà il rosso, il giallo e il bianco. Mischiando questi colori, ovvero formando una gradazione di arancione, schiarendola poi con il bianco e poi formando un giallo, diciamo un pochino pallido con questi due colori, avremo ottenuto questi tre colori, ovvero l'arancione per fare l'interno dell'arancio, un arancione più chiaro per fare l'esterno e poi questo giallo un pochino pallido per fare, diciamo, tutti gli spicchi del nostro arancio. Allora, incominciamo subito. Bisogna prendere il pezzettino arancione, schiacciarlo come se fosse un dolcetto, una torta, in questo modo. Così. Adesso dovremmo prendere il pezzettino giallo pallido e schiacciarlo sul tavolo facendone una sottiletta. Eccola qui. Adesso dobbiamo prendere questa sottiletta e tagliarla in tanti rettangoli. Quindi in questo modo. Uno, due, tre. Questo lo leviamo. E adesso che cosa bisogna fare? Questi rettangoli, non so se notate, dovrebbero essere leggermente più larghi di questa forma che abbiamo creato con l'arancione. Perché? Perché adesso noi li inseriremo nell'arancione in questo modo, ovvero prendiamo l'arancione e lo tagliamo in due parti perfettamente uguali, almeno cercate di fare quanto più uguali, così. Prendiamo una striscia di questo giallo sul bianco e la mettiamo all'interno, così, in questo modo. Poi cerchiamo, aspettate, l'appoggiamo sul tavolo, così ve lo faccio vedere dall'alto, e dobbiamo levare tutto il contorno in eccesso di questo giallognolo, quindi lo tagliamo semplicemente con un taglierino, così. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo riunire la fetta che abbiamo tagliato a questa qui, così. La uniamo e amalgamiamo bene. Bene, adesso la stessa cosa la dobbiamo fare nel lato opposto, quindi semplicemente affettiamo un'altra volta in due, sempre in parti uguali. Ops, è caduto qualcosa. Così, e mettiamo un'altra striscia. E facciamo lo stesso identico procedimento, quindi l'appoggiamo poi sul tavolo, tagliamo l'eccesso, riverrà anche qui questa striscetta, e poi la acciacchiamo. Sono un po' raffreddata, non so se si sente. L'attacchiamo con l'altra, vedete, in questo modo abbiamo già quattro spicchi. Adesso dovremmo amalgamarla come abbiamo fatto precedentemente con l'altra, quindi basta premere e fare la stessa cosa nell'altro verso. Quindi ritagliamo in modo uguale le due parti e facciamo lo stesso procedimento e poi un'altra volta ancora. Bene, ho finito di fare anche gli altri due spicchi e quindi adesso avrò questa forma dove ci saranno otto spicchi. Adesso l'amalgamiamo ancora, premendo però questa volta di più lungo il bordo, in modo da renderlo quasi uno spaghettone, così. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere i pezzi che ci sono avanzati di questo giallognolo e rifare una nuova sottilettina. Allora, fate prima uno spaghetto in modo tale che quando andate a schiacciare verrà una sottiletta praticamente per lungo e non circolare. Quindi fate in questo modo e verrà una sottiletta lunga. Una volta che abbiamo finito di fare la nostra sottiletta, riprendiamo questo cerchio con tutti gli spicchi e la andiamo a mettere come contorno e dobbiamo tagliare le parti per farle coincidere, così. Adesso la lavoriamo
in modo da levare comunque la giunzione. Questa qui dovrà andare via. Premete un po' sul tavolo. Ecco qui. Adesso prendiamo l'ultimo pezzo a nostra disposizione, ovvero l'arancione, non quello scuro, quello un po' più chiaro, e facciamo lo stesso procedimento di prima con la sottiletta gialla. Facciamo uno spaghetto quindi e lo schiacciamo finché non viene fuori una sottiletta. Eccola qui, e come solito copriamo tutto con la sottiletta. Qua sono avanzate delle parti, ce le posso appiccicare anche così alla rinfusa, non è un problema, perché ovviamente poi schiacciando vanno via tutte le tracce. Quindi appiccicate proprio così, l'importante è che avete messo tutto nell'ordine giusto. E adesso comincio a schiacciare sul tavolo questo involucro che ho fatto. Quindi lo schiaccio e cerco di mantenere la rotondità. Ovviamente lo schiaccio finché non raggiungo diciamo, il diametro che voglio, quindi finché non raggiungo la grandezza delle fette ideali, lo continuo a schiacciare così. Ora cerco di capire le parti che si possono tagliare, perché vedete qui le due parti finali di solito non vengono proprio bene. Quindi io lo schiaccio e poi taglio tipo fino a qui, poi vedo che cosa succede. Non vi faccio vedere ancora l'interno, sono cattiva. Lo continuo a schiacciare, taglio qui. Io l'ho visto, voi ancora non l'avete visto l'interno. E lo schiaccio finché non raggiungo la grandezza che voglio. Dai, ve lo faccio vedere l'interno. Sono buona, vedete? La parte che ho tagliato è diventata così. Adesso vi consiglio di lasciarlo stare qualche minuto in modo tale che diventa un po' più duro da modellare. E quindi poi tagliarlo sarà un po' più semplice, senza che comunque tagliandolo cambi forma. Allora, ragazze, ho cominciato a tagliare le prime fettine, sono venute bene. Adesso ne taglio un'altra, vi faccio vedere come fare perché io ho aspettato, però ancora non si è molto ammorbidito e comunque volevo caricare il video oggi. Quindi vi faccio vedere, una volta che lo tagliate si schiaccia un pochino, ma basta che lo prendete con le mani e piano piano gli date una forma circolare, basta schiacciare nella parte opposta, vedete? E poi nulla, la schiacciate sul tavolo per renderla comunque della stessa altezza e comunque penso che siano venute abbastanza bene perché è la prima volta che provo a fare questo metodo. Nella creazione che vedete su Facebook avevo già provato a fare le fettine di arancia, ma avevo utilizzato un altro metodo che non mi è risultato comunque ottimo. Quindi ho provato a utilizzare questo, oggi è la prima volta che l'ho provato e devo dire che è venuto abbastanza bene. E nulla, al prossimo tutorial. Ciao!